Lei la parola. Mi vede lei? Sì, sì. Benissimo, allora siamo in pieno collegamento? Perfetto, perfetto, può andarsi. Grazie, grazie mille. Ecco, saluto tutti i presenti tra voi e mi dispiace molto non esserci anch'io. Le condizioni generali sono quelle che sono e quindi ho rinunciato dopo aver esitato a lungo. Saluto tutti voi, saluto sia che sia presente sia che non sia presente il sindaco Orlando, al quale mi lega un'occasione straordinaria per me quando mi ha consegnato la cittadinanza palermitana proprio nel contesto degli incontri danteschi del nostro carissimo e indimenticabile Giuseppe Lomanto. E dedichiamo tutti naturalmente questo incontro virtuale parzialmente in presenza alla memoria di quest'uomo, di questo studioso e docente straordinario, semplice, sorridente, invitante, ma capace di realizzare incontri affettuosi, profondi, ricchi di stimoli, specialmente per i giovani. Ho davanti a me nella mia memoria le platee di giovani che mi ha fatto incontrare lui con questo incontro e con questi seminari. E a loro, ai giovani, mando, so che non sono quasi presenti, mando naturalmente un pensiero particolare di invito a resistere, a impegnarsi comunque in questi mesi difficili per tutti, davvero per tutti. Ecco, naturalmente avevo in animo di sviluppare una riflessione sugli studi sull'opera di Dante e speravo di farla con Giuseppe Lomanto e con tutti gli altri colleghi, De Martino, Bologna, Tonelli e tutti gli altri. A lei, professoressa Messineo, naturalmente che vedo qui presente, tutto il mio la mia gratitudine per tutto quello che fa per questi collegamenti, anche quelli non tecnici ma proprio di intenzioni e di studio. Il titolo che ho dato a questo incontro è Nuovo invito a Dante nel nome e nel ricordo di Giuseppe Lomanto. Nuovo invito. C'è bisogno di invitare sempre nuovamente gli studenti, i giovani alla riflessione sull'opera di Dante? E qualcuno potrebbe dire che se ne è detto tanto, che ormai sappiamo quello che significa quest'opera per noi. Vorrei sviluppare con voi questo ragionamento. La novità, naturalmente, non è data dall'opera in sé, la quale è talmente ricca, densa, profonda, che siamo noi che abbiamo bisogno di aggiornare le nostre conoscenze per entrare in contatto più ricco con l'opera, un'opera come tutta quella di Dante, non solo la commedia. E effettivamente, se si riflette sugli sviluppi che hanno avuto negli ultimi 100 anni, discipline come la linguistica generale. Dante era un attentissimo studioso dei fenomeni del linguaggio, quindi è solo un avanzare delle cognizioni più scientifiche sul linguaggio che ci fa anche scoprire cose che lui aveva intuito, visto e anche dichiarato in tanti punti della sua opera. Mi riferisco in particolare al De Vulgari Eloquentia, al Convivio, opere teoretiche di Dante sul linguaggio e poi a tanti accenni che sono nella commedia. Un altro campo che ci permette di comprendere meglio l'opera straordinaria di Dante è la storia della nostra lingua, la storia della lingua italiana. Gli studi in questo campo sono anche questi abbastanza recenti, diciamo 120-130 anni,
che abbiamo cominciato a costruire una riflessione e un percorso, una ricostruzione delle vicende della nostra lingua. E tutto questo ci porta ad approfondire il significato dell'opera di Dante. Ci sono anche altre tracce, altre discipline che permettono di capire meglio gli accenni che sono nell'opera di Dante. Diciamo pure l'antropologia, la neurologia, in quanto scienze che vanno a fondo nella essenza della specie umana, ci fanno capire quanto un'opera così ricca di riflessioni sulla vita umana, sull'esistenza della specie umana, celi intuizioni, spunti, indicazioni che forse in altre epoche non si vedevano. Quindi torno un po' a ribadire il principio generale che ognuno poi può sviluppare secondo i propri campi di competenza, anche nelle scienze naturalmente, nella cognizione dell'universo, del sistema planetario, eccetera. Quindi è l'avanzare di molte scienze che ci permette di affrontare l'opera dantesca così ricca, così ampia, così profonda e scoprirne cose che prima non erano valutate. In dettaglio, pensiamo al caso degli studi sulla scuola poetica siciliana. Sappiamo, o perlomeno bisognerebbe farlo diffondere meglio questa conoscenza, che soltanto da 130-140 anni si è capito quali erano i testi dei poeti siciliani, in che senso Dante ne ha fatto un'esaltazione, in che forma li ha conosciuti, in che forma li ha considerati l'antefatto della lingua italiana. Quando questo non era noto, perché si è capito via via attraverso lo studio dei codici che ci tramandano le poesie della scuola siciliana, il rapporto tra Dante e la poesia siciliana della scuola siciliana era sì noto, affermato, ma oggi comprendiamo molto meglio dove lui ha forse fatto finta di non sapere come erano veramente redatti i testi dei poeti siciliani e ne ha fatto dichiaratamente la base della lingua italiana, cosa che è servita a lui e agli studiosi e poeti dei secoli successivi di credere in questo fortissimo legame. Oggi noi abbiamo cognizioni più tecniche, ma non meno significative per comprendere la valorizzazione che ne ha fatto Dante. Ora, questo mezzo attraverso il quale mi metto in contatto con voi non permette di sviluppare nel tempo e con dettagli e anche con gestualità e riflessioni e inflessioni varie concetti molto complessi. Esorto naturalmente nel nome sempre e nel pensiero della persona che ci ha per anni chiamati intorno a questi temi, a riflettere sul fatto che è l'avanzare delle nostre conoscenze in tante altre direzioni, anche il concetto d'Europa. La riflessione sul Mediterraneo, momento, questa l'avevo dimenticata, e naturalmente al centro del Mediterraneo c'è la Sicilia. Quindi il pensiero alla Sicilia oggi, per effetto di tutto ciò che avviene nel Mediterraneo, e ci riporta a quella considerazione che ne faceva a suo tempo Dante sotto il profilo geopolitico. Ha detto cose meravigliose che naturalmente alimentano l'orgoglio dei siciliani. E io per effetto della concessione della cittadinanza di Palermo mi sento in buona misura siciliano, anche attraverso gli studi di Dante. Ecco, tutti questi temi, per effetto dell'avanzare delle conoscenze o delle condizioni attuali che ci propongono un orizzonte di fatti, di sviluppi, prospettive diverse da quelle del passato,
incrociando i testi di Dante possiamo capire quante cose lui ha sentito e segnalato a noi con quest'opera. Questo vale anche per altre grandissime opere dell'ingegno e della cultura e della poesia di solito umana, dai poemi omerici alle grandi opere di Shakespeare, di Cervantes, di Goethe e degli scrittori russi. Insomma, i grandi classici hanno una ricchezza profonda dovuta all'ingegno, alla sensibilità degli autori che noi scopriamo un po' alla volta. Per questo non dobbiamo abbandonarne lo studio, dobbiamo farne tesoro. Considerare specialmente i giovani che ci si avvicinano solo a scuola, si può dire, o perlomeno fondamentalmente negli anni di scuola, badate che è un contatto che ci arricchirà sempre in tutta la vita. Le grandi opere nel campo letterario, come in altri campi, sono ricche di significati che scopriremo via via. Questo ho sentito di dire le altre volte che sono stato con voi e con Giuseppe Lomanto a illustrare questi temi agli studenti. E con questo stesso tipo di pensiero oggi mi collego, ahimè, soltanto virtualmente con tutti voi, con il desiderio vivissimo di tornare tra voi. Auguri, auguri al sindaco Orlando, auguri a tutti voi, professoresse, professori, colleghi e studenti, nella misura in cui sono presenti o mi sentono attraverso questi mezzi. Arrivederci, a presto. Grazie, un caro virtuale abbraccio e una riflessione che potremo fare in seguito, purtroppo non con dibattito, su questi grandi temi delle acquisizioni, nuove acquisizioni della scienza e di questo interscambio con la grande poesia dantesca. Grazie ancora.